non di misura, perché su rigore a un quarto d'ora la se l'indice di velocità di un tutto e cinque le gare noi, ma proprio superiore. Andiamo! Addirittura mi sembra vittoria larga in Querceta, e ora il girone D è quasi in testa. E poi invece il campionato è chiaro, risultato hanno 5, mi sembra 5 punti, sì? Sì. 5 punti, però ecco, noi abbiamo visto la partita di Livorno per fare un contraltare con noi. Livorno ha fatto una buonissima gara, buonissima, con un gol annullato a poco alla fine. Se fuori gioco era millimetri, insomma, ci sembra che quando deve aspettare gli altri è molto più brava, tipo Elia Livorno, invece magari forse deve giocare un po' lei, però sono sensazioni, voglio entrare in merito di loro, sicuramente sono tutte difficili, perché è inutile stare a ripetere, no? E quando vengono affrontate Arezzo, tutto quello che non segue, per esempio, no, il Flaminia aveva fatto 4 partite un sistema e aveva affrontato noi a cambiare sistema, perché evidentemente credeva che giocando come aveva giocato di solito non ce la potesse fare, ecco, anche questo è un altro, senza considerare discorsi psicologici di gioco con Arezzo, se uno vale uno, sicuramente il giorno gioca due. Facciamo un altro esempio, io non ho visto Terranova Ostia, ma sono pronto a giurare che Terranova non ha giocato un gioco qui con certo, ma sicuramente, ecco, questo mi sembra molto andiativo, e domani mi aspetto una partita del genere. È chiaro che come con Terranova, se ce la fai a sbloccarla, il discorso cambia, con San Giovanni, ecco, San Giovanni forse il primo tempo migliore abbiamo fatto, direi, andando bene in quella maniera e riuscendo a sbloccarla, poi viene tutta un'altra gara, se non la sblocchi ne viene un'altra. E ho visto per la prima volta un allenamento che non avevo mai visto, a 7 minuti dalla fine si mette un difensore in più, vuol dire che siamo in vantaggio, e si prova come a Gavor, come si è fatto domenica scorsa con la Flaminia. Ecco, no, è bello anche questo, insomma, cioè è una novità per me, però penso, vuole scuola, sperimentare tutto. La scuola credo debba saper fare, poi saper fare è un po' difficile, però debba conoscere più cose possibili. Cioè, se io faccio, non è che ci ho lavorato tanto dall'inizio dell'anno, anzi, quasi per niente, però succede una provina e loro alla fine mettono un altro attaccante di struttura, e io si ritiene opportuno mettere un altro difensore di struttura, l'opportuno è la squadra conosca e chi deve fare. Sì, per quello abbiamo fatto la simulazione là. A 7 minuti dalla fine, sì, bene. Più o meno, vabbè. Sì, no. No, ma infatti è una cosina nuova per me, mi è piaciuta, no? E poi volevo dire questo, no? Dato lei la formazione non si sbottona, la tiene per sé. Mi sembra giusto, però, che sappiano il primo giocatore, no? Ecco, guardavo che tra quelli che hanno giocato di meno c'è la mezzala lì che non vede. Forte. Forte, esatto. C'è un certo Forte che tra l'altro è uno che in passato ha una certa confidenza con il gol, ecco, insomma. Pensa che no, cioè, io ipotizzo, no? Domani potrebbe giocare Forte. Forte è una storia un po' particolare, perché lui ha preso il Covid maggio, mi sembra, in maniera bella, proprio con sì, sì. Cioè, che farlo fuori è stata dura, con complicazioni.
sensazioni di cuore, insomma, praticamente iniziato la preparazione da noi per portarlo a un livello accettabile. Praticamente, ecco, fino ad ora non eravamo sicuri che potesse partire e arrivare al fondo. Ora ci sembra che stia meglio, ecco, da quel punto di vista anche test fisici, dati, ci dicono che sta meglio, potrebbe sì. Potrebbe essere l'occasione per far iniziare, l'unico mi sembra di noi, insomma, che non ha mai iniziato, potrebbe essere l'occasione giusta. Non ho detto inizia, eh. No. Ha messo un dubbio in più all'allenatore ospite. E niente, volevo l'ultima cosa, le chiedo, ieri c'era soltanto Gaddini fuori, no? Che ha quel problema muscolare, e Bianchi invece l'ho visto dentro. Come stanno? Io ero convinto domenica scorsa di averci lasciato due persone, invece, cosa strana, Bianchi ha recuperato benissimo in 2 giorni, 3, mi sembra. In 3 giorni ha risolto il problema, sai, non era muscolare, era la caviglia, era meno grave di quello che si ipotizzava la domenica la città stellare. Non ho lui a disposizione. Quindi solo Gaddini? Solo Gaddini, sì. Sensazioni non ne ho, i ragazzi non mi sembrano molto bravi, ecco, a questo aspetto, non ce la vedo, ecco, fare fatica a trovare uno di qua adesso e la snobba perché si sono vinte tutte, non ce la vedo, poi speriamo che non venga smentito. E poi l'ultima cosa, per me non voglio chiedere se gioca l'uno o l'altro, ma... Anche perché io non direi... Esatto. Ma da Poggesi si aspetta qualcosa in più, mi sembra un giocatore che abbia tanti cavalli nel motore, ma non sempre riesce a liberarli. Da tutti mi aspetto, da tutti, lui sicuramente, ha detto bene, giusto, è come se mi aspetto qualcosa in più, ma il doppio di quello che sta facendo fino ad ora, ma da tutti, magari da alcuni mi aspetto il 10% in più, da lui 50%, sì, da lui 50% in più, da altri 10%, da altri 20%, da altri 30%. Da altri magari anche 70-80, mettiamo lui su 50. E dei due attaccanti, mister, Diallo e Babacar, quanto si aspetta? Io non insisterei tanto il discorso, anche perché cioè, il discorso di un gol, però un gol fatto su 2 partite e mezzo per uno, non è che uno ha fatto un gol su 5 gare, se uno ha già 5 gare complete, fatto un gol, hanno fatto un gol su due gare e mezzo, insomma, chiaro, e mi aspetto di più anche a loro, sì, e come, non anche di più, ma chi 60 e 70, che c'entra, ma ripeto, ecco, io non mi riferivo comunque ai gol, proprio come prestazione. Guarda, abbiamo una squadra straordinaria, lì c'è nulla, non è vero, non abbiamo mai giocato. La cosa importante è questa, non abbiamo mai giocato un 10 dall'inizio, assolutamente. Anzi, forse se siamo a punteggio pieno è perché abbiamo giocato un 16 tutte e 5 le partite. I giovani, mister, la scorsa settimana mi sembra che è partito con 6 ragazzi in quota. Beh, che bello. Coraggio o certezze? Certezze e coraggio. No. Se uno arriva a fare questo, è chiaro, un allenatore magari ha più coraggio di un altro, uno... Però è perché gli ha fiducia, perché se è un vinto e un centravulla se è 2002, 2003 o 2004, perché gli ha fiducia, se no. Quindi no, che i numeri, le statistiche non ci guarda molto, però... Non ci guarda. No, a me riferiti alla cabala, così... No, alla cabala, diverso. No, questi sono dati delle partite nostre, cioè alla fine della gara diceva chi ha fatto, quanto possesso ha avuto, come si dice... uno fine l'ultimo dato. Se io ho un indice di pericolosità, il triplo, il quadro per la squadra avversaria mentre me ne framina, devo vincere. Non di misura perché sul rigore a un quarto d'ora alla fine. Se l'indice di pericolosità di tutte e 5 le gare noi, ma proprio superiore di gran lunga alla squadra avversaria, mi dai un punto di più. Certo. Quell'altro le avale, come si chiamano? Come l'allenatore, se è ex o è lui.
No, no, perché volevo chiederle, ora toccando ferro, proprio per questo glielo volevo dire, domenica, cioè, di fronte a un risultato storico, no? Nella storia dell'Arezzo soltanto una volta è successo che la squadra ne ha vinte le prime sei di fila. Non so se questo le dava uno stimolo in più, se è una cosa a cui guarda, se le fa piacere o se... Ci pensavo nemmeno, delle cinque che me lo dicesti, sei domenica che l'aveva fatta, insomma, sì, sì. Ah, io ho visto, insomma, sì. No, sì. Se per me vincere tutte io. No, per quello era la premessa. Proprio, assolutamente. Per la porchetta di Monte San Savino, oltre a una carne di ottima qualità del nostro territorio, utilizziamo solo ed esclusivamente ingredienti scelti. Di non svelare i segreti. Assolutamente, però facciamo vedere quello che sono gli ingredienti naturali. Finocchio in fiore della nostra Val di Chiana, che non potete sentire il profumo ma lo degusterete all'interno della nostra porchetta. Aglio in camicia, fatto nel comune di Monte San Savino, sale marino e pepe macinato. Questi sono solo gli ingredienti. Mettiamo poi il fegato e la porchetta è pronta. Il segreto non lo diciamo a nessuno.